Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come anticipato la settimana scorsa, oggi parleremo dell'intreccio Trilobite. Si tratta di un intreccio più largo rispetto ai soliti bracciali in paracord, ma il fatto che sia molto sottile lo piazza tra quei bracciali che sono comodi da indossare e che potremmo portare al polso tutti i giorni. Per realizzarlo ci vogliono dai 3 ai 4 metri di paracord in base alla circonferenza del nostro polso, e per il tipo di intreccio con cui è realizzato possiamo considerarlo la versione XL del modello Simple. Piccola anticipazione e poi iniziamo. I bracciali che abbiamo realizzato in questo tutorial, proprio questi nello specifico, possono essere vostri. Intanto iniziamo con il tutorial, poi più avanti vi dico come fare ad averli. Questo modello di bracciale si fa esattamente 3 cm in più rispetto alla circonferenza del nostro polso. Quindi, come al solito, pigliamo il nostro metro da salta, andiamo a misurare il nostro polso, ovviamente nella parte dove sporge l'osso, quindi la parte più larga. Vediamo quanti centimetri è la circonferenza e a quella andiamo ad aggiungere 3 centimetri. Il bracciale che andremo a realizzare oggi sarà per un polso di 17 centimetri, quindi 17 più 3 farà 20. Ovviamente, quando andiamo a misurare il nostro bracciale, come al solito, vi ricordo che la misura va presa per tutto il bracciale, comprese le fibbie, ma esclusi i tre dentini. Quindi, quando misureremo il nostro bracciale, la misura va presa da questo punto e non da questo, e ovviamente fino all'estremità inferiore. Quindi, ragazzi, se abbiamo un polso di 17 cm, la misura del bracciale sarà di 20, se ne abbiamo uno di 18, 21, 19, 22, 20, 23 e via dicendo. Per poter realizzare questo bracciale per un polso di 17 cm ci vogliono esattamente 3,20 m di paracord. Per ogni misura in più o in meno dovremo aggiungere o sottrarre 15 cm. Quindi, se per il 17 ci vogliono 3,20 m, per il 18 ce ne vorranno 3,35, 19, 3,50 e via dicendo. Ovviamente la tabella che avete qui alla mia destra poi la troverete sotto in descrizione. A questo punto non ci resta che impostare il telaio a 20 cm e iniziare con la realizzazione del nostro bracciale. E lo fissiamo. Inseriamo la nostra fibbia. Ok, allora, come dicevo, ci vogliono 3,20 m di paracord, quindi prendiamo il nostro paracord, andiamo a tagliare la parte bianca in eccesso in modo da lavorare più agevolmente e iniziamo a intrecciare. In questo modello di bracciale l'intreccio parte da sopra, prendiamo le due estremità del paracord, le facciamo passare da sotto la fibbia verso sopra, tiriamo tutto e lo facciamo passare all'interno di questo cappio. Ok, a questo punto andiamo di sotto e facciamo passare le due estremità della corda una volta da sopra verso sotto. Tiriamo tutto per bene e facciamo passare una seconda volta la parte di sinistra, di nuovo un'altra volta a sinistra, e la parte di destra una seconda volta a destra. A questo punto ritorniamo sopra e facciamo passare la parte di sinistra. State attenti a questo punto, la parte di sinistra da sotto verso sopra, la parte di destra al contrario, da sopra verso sotto. E siamo pronti a iniziare l'intreccio. Vi ricordo, come al solito, che tutto quello che stiamo utilizzando nel nostro tutorial lo potete trovare sul nostro store, sia per quanto riguarda tutto l'occorrente per la realizzazione dei vostri bracciali, sia i prodotti già finiti, quindi bracciali, portachiavi, eccetera. In questo caso il nostro bracciale Trilobite. Come abbiamo appena spiegato, attenzione a questo punto: la parte di sinistra da sotto va verso sopra, la parte di destra da sopra va verso sotto. A questo punto noi dobbiamo fare passare questo in mezzo. Quindi quello che viene verso l'alto passa da sopra in mezzo a questi due. Questo di destra invece passa da sotto e sale. E tiriamo per bene. E andiamo una a destra e una a sinistra, in questo modo. Ok, da questo momento in poi l'intreccio si farà così. Allora, prendiamo l'estremità di sinistra e la facciamo passare sopra il primo, sotto i due centrali e di nuovo sopra il primo e tiriamo tutto. Quella di destra invece deve passare
quindi che esce e va verso sopra, deve passare da sotto, quindi da sotto, sopra i due centrali, però incrociando la corda che abbiamo passato prima, la parte di corda che abbiamo passato prima, quindi guardate attentamente, sopra, incrociando e di nuovo sotto. E tiriamo per bene. Ok, a questo punto, partendo sempre dal lato sinistro, quindi per tutto il bracciale, la prima parte del nodo va fatta con la parte di sinistra. Come vedete, passa da sotto, quindi dovrà salire su, passare sopra la prima, sotto le due centrali e sopra la quarta, l'ultima. Quello di destra, al contrario, passa sotto, sopra le due centrali, incrociando la corda che era passata da sinistra, e sotto l'ultima. Ok, tiriamo tutto per bene. Un'altra volta, esce da sotto, quindi la facciamo passare sopra, sotto le due centrali e sopra l'ultima. Quella di destra, sotto, sopra le due centrali incrociando quella di sinistra e di nuovo sotto. E tiriamo tutto per bene. E questo andrà fatto così fino alla fine del bracciale. Ok, allora ragazzi, questo è uno di quei bracciali che arrivato a un certo punto non sarà più possibile continuare l'intreccio perché purtroppo il paracord non passa più all'interno dell'intreccio. A questo punto arriva nel nostro soccorso gli aghi da paracord. Allora, che cosa facciamo? Pigliamo l'ago, che praticamente ha una filettatura interna, lo andiamo a inserire così nel nostro paracord, vedete? Sia dal lato di sinistra che dal lato di destra. E grazie a questi potremo continuare il nostro intreccio. Allora, dove eravamo arrivati? Lo faccio vedere in mano che è più semplice, magari lo mettiamo più vicino. Allora, quello di sinistra va dentro, sotto i due centrali e sopra. Quello di destra va sotto. Incrocia, va sopra i due centrali incrociando quello di sinistra e ripassa dentro. E tiriamo tutto per bene. A questo punto, ultimo passaggio, come vedete, quello di destra già è su, quindi fa in modo che il disegno dell'intreccio continui. Quello di destra invece no, va sotto, quindi cosa facciamo? Riprendiamo l'ago, lo facciamo passare per l'ultima volta dentro e come potete vedere abbiamo completato l'intreccio. A questo punto passiamo sotto. Questo che viene fuori da qui, facciamo passare dentro le prime due parti di intreccio. Ok, vedete in questo modo. E tiriamo. E allo stesso modo quello di destra. Quindi eravamo arrivati qui. E tiriamo. Possiamo smontare gli aghi. Uno. E due. Ok. E come potete vedere,
il bracciale è completo. Adesso bisogna soltanto togliere la parte in eccesso e abbiamo terminato. Tagliamo, bruciamo. Allora ragazzi, quando fate questo movimento, per evitare che si bruci il paracord intorno, mettete un dito sotto, tenete col pollice e col medio, ok, in questo modo. Accendiamo l'accendino, cerchiamo di mettere anche l'accendino, cioè non tenerlo retto ma fargli fare questa sorta di pancia alla fiamma, e avviciniamo e cercate di fargli fare questo movimento. Ok, a questo punto pressiamo. E abbiamo terminato. Ok, il bracciale è completo. Va bene ragazzi, questo tutorial finisce qui, spero che sia stato di vostro gradimento come al solito. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci in un commento cosa vi piace dei nostri video, così per capire se stiamo andando nella giusta direzione. Vi avevo detto all'inizio del video che i bracciali realizzati in questo tutorial possono essere vostri, e adesso vi spiego come fare. Il primo, questo qui rosso, lo metteremo in palio direttamente qui su YouTube, in maniera totalmente gratuita, compresa la spedizione che sarà a nostro carico. Per partecipare basterà semplicemente commentare qui sotto con questa emoji. Poi ovviamente potete decidere di scrivere altro o meno, ma l'importante è che ci sia l'emoji. Successivamente ad ogni commento io darò un numero, ovviamente in ordine crescente, e all'inizio del video della settimana prossima farò un'estrazione a random con un'app che serve appositamente per quello. Il commento che corrisponderà a quel numero sarà il vincitore del bracciale. Poi ovviamente ci sentiremo in privato per avere l'indirizzo e poter spedire tranquillamente il bracciale. Ultima cosa, varranno solo i commenti che riceveremo fino alla mezzanotte di domenica. Gli altri due bracciali, cioè questo e questo, li metteremo invece in palio sul nostro profilo Instagram, ma per quello vi consiglio di andare direttamente lì, vi lascio il link in descrizione, e andare a leggere la descrizione di questo post. Va bene ragazzi, questo video finisce qui, settimana prossima parleremo di una cosa molto molto interessante, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Ciao!